Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un altro ennesimo caso che qualcuno mi ha chiesto tramite commento sotto il mio video precedente. Sono qui per parlarvi di un ennesimo fatto di cronaca accaduto in Italia. Questa volta ci troviamo a Vercelli e questo caso si svolge nel pieno degli anni 70. Partiamo prima però dal luogo, Vercelli. Che città è? Vercelli è una città che si trova in Piemonte, adagiata sul fiume Sesia. Siamo in piena pianura padana. A Vercelli d'inverno fa un freddo micidiale e questo vi lo posso assicurare io perché ho i brividi a dirlo, sì, ma ci abito vicino. Oltre al freddo si aggiunge pure la nebbia. Il tempo a Vercelli scorre a ritmo delle coltivazioni, che ovviamente aspettano la primavera per risvegliarsi. È il 13 novembre del 1975. E la natura si è appena addormentata. È finito il periodo di caldo e le campagne di Vercelli, che tra l'altro sono prevalentemente coltivate a riso, sono immobili. Il terreno è duro, è freddo. Vercelli tuttavia è una città ricca di storia e di cultura, un po' come tutte le città italiane. E ovviamente ha anche una periferia. La periferia di Vercelli è così anonima, noiosa. Però, per quanto la periferia di Vercelli sia noiosa, banale o anonima, per quanto il tempo passa lento, al passo con le coltivazioni di riso, è davvero ricca di famiglie. C'è chi lavora, c'è chi porta i figli a scuola per poi tornare a casa, e c'è chi si sveglia presto proprio per occuparsi delle faccende domestiche. Ed è proprio qui che voglio portarvi oggi. Per l'esattezza voglio portarvi dentro la casa di una famiglia italiana. E vi sto parlando della famiglia Granieris. Siamo in una villetta che sta al numero 9 di Via Caduti dei Lager. In quella villetta c'è un padre, una madre, i nonni ed il figlio, attorno ad un tavolo. Stanno cenando e la TV è accesa su uno spettacolo di Maccario, un comico torinese. In quella villetta attorno a quel tavolo troviamo Sergio Granieris, il capofamiglia. Sergio è stanco, guarda la televisione sì, ma la guarda con uno sguardo un po' vuoto. Sta ascoltando un comico, è vero, però non ride. A lavoro Sergio vive delle giornate davvero pesanti, faticose, e quando rientra a casa cerca di non pensare a nulla, cerca di rilassarsi, circondato dalle persone a lui care. L'uomo gestisce un'officina di riparazione e vendita dei pneumatici. Quello è un lavoro faticoso, duro, che è ereditato dal suocero, Romolo. Poi c'è la moglie di Romolo, Margherita, e la moglie di Sergio, Itala. Infine, in quella casa c'è anche il figlio minore di Sergio e Itala, Paolo, che ha solo 13 anni. Però quella sera, attorno a quel tavolo, la famiglia non è proprio del tutto riunita, perché sono solo in 5 e non in 6. Questo accade perché manca Doretta, la figlia maggiore, che abita con il fidanzato Guido Badini, con cui presto convolerà nozze. Ma fermiamoci un attimo e facciamo un passo indietro. Sergio, come è arrivato ad avere questa splendida famiglia? Sergio in passato ha guidato il camion per una ditta, ossia la Reale Autotrasporti, ed era un gran lavoratore. Quando incontra Itala e la sposa, di conseguenza decide di prendere in gestione l'attività del suocero. Arrivano quindi gli anni del boom economico che aiutano parecchio la famiglia Granieris, la quale si arricchisce sempre di più. Infatti, con il ricavato del duro lavoro di Sergio, la famiglia Granieris compra un bel terreno alle porte di Vercelli per costruirci una villetta in via dei Caduti dei Lager numero 9, proprio col fine di poter accogliere tutta la famiglia. Moglie, suoceri e anche figli. In tutto sono 6 persone. C'è da dire però che la ricchezza della famiglia Granieris non è mai ostentata. Sergio continua a lavorare con la stessa voglia di sempre e sono soliti passare le vacanze estive sempre nello stesso posto, ossia al lago di Viverone. E queste vacanze le fanno sempre in roulotte. L'etica del lavoro in casa Granieris non viene mai dimenticata. Mai. Ed è in effetti in questo clima prosperoso che viene alla luce Doretta, il 16 febbraio del 1957. Fin da bambina Doretta è capricciosa, vuole sempre fare di testa sua e per i suoi genitori è un vero tormento. Crescendo, la ragazza, mentre ha un litigio col padre, arriva a rompere una vetrinetta del salotto. Sergio ovviamente la punisce, ma Doretta continua ad avere quest'indole ribelle. E più passano gli anni, più Doretta prende le distanze dalla sua famiglia. Si dimostra insofferente alle loro regole e la definisce misera e piccolo borghese. Quando Doretta deve scegliere che liceo fare, è consapevole che suo padre vorrebbe vederla studiare qualcosa di concreto. E quindi, proprio per fargli un dispetto in un certo senso, Doretta si iscrive al liceo artistico. Però, dietro quell'aria da dura, dietro quell'aria da ribelle, Doretta nasconde tante debolezze. Perché crescendo inizia a guardarsi attorno e si rende conto che tutte sono più belle di lei. Doretta si sente profondamente inadeguata e quindi se la prende con sua madre, Itala.
Sono già soliti litigare, ma Doretta con la madre è davvero dura. Le urla letteralmente che è tutta colpa sua perché l'ha fatta brutta e grassa. Doretta passa ore davanti allo specchio, provando a truccare e sistemare ciò che sostiene lei stessa, la natura non le ha donato. Per di più ha anche dei problemi col cibo. Si vede grassa e quindi fa anche dei lunghi periodi di digiuno. Cosa ovviamente sbagliatissima, inutile che ve lo sottolinei, vero? Però c'è da dire che ogni adolescente deve trovare la sua valvola di sfogo. E Doretta la trova nei fotoromanzi, ne legge tantissimi, e sogna di poter incontrare Franco Gasparri, l'idolo di non solo numerosi adolescenti, ma anche di parecchie casalinghe. Però per Doretta quello è solo un sogno, perché è proprio nella realtà che le cose non vanno affatto bene. Doretta litiga in continuazione con i suoi genitori, soprattutto con suo padre Sergio. La lite più pesante, Sergio e Doretta, ce l'hanno proprio mentre sono in vacanza, a Viverone, nell'estate del 1972. Stranamente, Doretta, per quella vacanza, non ha protestato. Non si è lamentata per il camper. Non ha detto che il campeggio le fa schifo, così come il lago. Non dice, come al suo solito, che vorrebbe andarsene al mare, e per di più, da sola. C'è un motivo se quell'estate Doretta non protesta. In quanto nota un gruppo di ragazzi stranieri che si è accampato proprio sulla riva del lago. Doretta li guarda, prima da lontano, poi arriva a fare amicizia con loro. Ai suoi occhi quei ragazzi sono cool, bellissimi, liberi. Hanno lunghi capelli, suonano la chitarra. Per non parlare di quelle sigarette furbette, con all'interno quella sostanzina malandrina che Doretta scopre proprio grazie a loro. Ed è per questo che Doretta durante questa vacanza inizia a passare sempre più tempo con questo gruppo di ragazzi e non tanto con la famiglia. C'è un punto però. A Sergio, suo padre, di certo non va a genio che Doretta frequenti ragazzi simili, un gruppo di scapestrati, buzzurri, che perdono tempo suonando delle chitarre. Ma Doretta in questo caso non ci sta, si arrabbia davvero tanto e urla contro il padre. Urla come uno stessa dicendo che loro sono dei bigotti, che hanno una mentalità chiusa e da bottegai, mentre lei è diversa da loro perché ha una mentalità libera e senza pregiudizi. Il padre, dinanzi a questa mancanza di rispetto, di nuovo la punisce e le dà uno schiaffo. Sergio però ama da morire la sua famiglia, ama tanto anche Doretta, quella figlia così diversa da lui. E quindi ogni volta che litigano e Doretta si arrabbia, poco dopo Sergio se ne pente. Il modo di Sergio per risolvere queste problematiche familiari è sempre il medesimo. Ed è anche, a mio parere, profondamente sbagliato. Infatti Sergio è solito avvicinarsi a sua figlia per poi dirle: «Dai Dodo, non sarai mica ancora arrabbiata con me? Facciamo la pace. Ecco, tieni. Questi sono dei soldi tutti per te. Prendili. Spendili come più preferisci, comprati qualcosa di carino». In un primo momento si potrebbe pensare che Sergio sia un padre che in qualche modo vuole farsi accettare da sua figlia, che pare però non lo accetti affatto. E quindi a mio parere Sergio ha provato a darle ciò che non riusciva a trasmetterle a livello emotivo. Doretta, dal canto suo, accetta di buon grado i soldi del padre e con quelli ci compra un sacco di cose, soprattutto abiti. E poi alle sue amiche confessa una cosa e dice: «Ragazze, giuro che per un Kawasaki farei di tutto». Nessuna delle amiche di Doretta capisce quanto sia seria, fino a quando non arriva lui, Guido Badini. Il ragazzo è figlio di un bracciante di fede fascista, che ha combattuto nella campagna di Nord Africa, o guerra del deserto. Il padre di Guido ha vissuto un periodo di prigionia, per poi tornare a casa dalla guerra con i nervi totalmente a pezzi. Infatti l'uomo viene ricoverato a tempo regolare in degli istituti psichiatrici, ed è proprio dentro uno di questi istituti che viene a mancare per insufficienza renale quando Guido ha solo 14 anni. Poi ecco che arriva la madre di Guido, che ovviamente si prende cura di suo figlio. Anzi, vi dirò di più. La donna fa la sarta ed è iperprotettiva nei confronti di suo figlio. Guido ovviamente ricambia questo affetto, sua madre vuole davvero un bene dell'anima. Pensate che sono così tanto uniti che dormono assieme fin da quando Guido è ragazzino. Peccato che sua madre sia così tanto ossessionata da continuare a voler dormire con lui anche quando il ragazzo è bello che è cresciuto. Per l'esattezza Guido aveva 20 anni e ancora dormiva con la madre. C'è qualche problema? Sicuramente. Guido in ogni caso la accontenta. E probabilmente questa situazione avrebbe continuato ad esserci se la donna non si fosse ammalata di cancro, venendo a mancare il 26 dicembre del 1972. Vorrei aprire una piccola parentesi. Non so voi, ma a me questa situazione mi ha ricordato un sacco la serie TV Bates Motel che trovate su Netflix. Per l'esattezza, questa cosa mi ha ricordato il rapporto morboso che c'è tra Norma e Norman, ossia tra la madre e il figlio. Tant'è vero che sono presenti tante scene nella serie TV in cui si vede madre e figlio che dormono assieme, anche quando il figlio è bello che è cresciuto. Teniamo anche presente che Bates Motel vuole essere una sottospecie di prequel remake di Psycho,
il famoso film di Hitchcock del 1960. Infatti, alla fine, l'ossessione della madre di Guido arriva a una fine drastica, in quanto Guido, quando la madre è in ospedale, non la va a trovare neanche mezza volta. C'è una cosa strana però, perché sì, Guido non ci va a trovare sua madre in ospedale, e al posto di Guido ci va il suo migliore amico, ossia Giorgio Ranghini, la madre di Guido in punto di morte. Chiede a Giorgio di prendersi cura di suo figlio. Così solitario, fragile e pauroso. Devi stare vicino al mio Guido, dice la donna. Lui ha bisogno di un sostegno, non devi lasciarlo mai. Giuramelo, Giorgio, fa questa promessa alla madre di Guido. E avviene, a mio parere, una cosa totalmente folle. Perché non è che Giorgio stia più vicino al suo amico, tenta di farlo uscire, lo consoli. No, no, ancora peggio. Giorgio Righini prende letteralmente il posto della madre di Guido, andando lui a dormire in quel lettone. Quel lettone che Guido condivideva con sua madre. Giorgio, quello che ha preso il posto della madre e che è andato a dormire nel lettone con Guido, racconta questo. Guido aveva il terrore del buio. Dormiva sempre con la luce accesa. E qui vorrei fare una piccola parentesi, aprire una piccola parentesi. Perché anche io ero terrorizzata dal buio qualche anno fa. Fate 7-8 anni fa. Mi è bastata da sola, semplicemente. E pensate che adesso non riesco a dormire. Se c'è anche solo una piccola luce che mi rompe le balle, devo essere totalmente al buio, altrimenti non riesco a prendere sonno, non riesco ad addormentarmi, e se dormo, dormo male. In ogni caso, Giorgio continua parlando di Guido. Era di una fragilità tremenda. Si è sempre dato aria da duro, ma quelle erano tutte balle. Spacconate di uno che se la faceva sotto per uno nulla. Guido si dichiara un missino convinto, ma i camerati della zona lo disprezzano. È solo uno spaccone. Dice sempre di voler andare a fare del male ai rossi, quindi ai comunisti. Però, quando effettivamente si presenta l'occasione per combinare qualcosa, ecco che Guido si dilegua come se nulla fosse. Guido però, come passione, non ha solo la politica, ne ha un'altra. Quella delle armi. L'uomo sa tutto, conosce tutto. Modelli, marchi, calibri. E ogni settimana si reca al poligono per sparare a sagome umane. C'è inoltre un altro aspetto di Guido: con le ragazze è un imbranato. Non è quello che si potrebbe definire un bel ragazzo. E quel poco che sa di un po' birichino lo ha sentito o nella palestra che è solito frequentare, oppure in dei vari fumetti birichini. Dalla sua famiglia Guido ha ereditato una casa novara e una piccola somma per poter vivere in modo dignitoso. Poi, ecco che per Guido arriva la svolta. Siamo alla vigilia del Capodanno del 1972. L'amico di Guido, Giorgio, deve andare a casa di amici, a una cena, però non vuole assolutamente lasciarlo solo a casa, quindi lo porta con sé. D'altronde la sua amata mamma era venuta a mancare solo da 6 giorni. Giorgio quindi va a quella cena con Guido. Escono assieme dalla casa di Guido Novara e salgono sulla macchina, guidando fino a Vercelli. Arrivano in una villetta carina, con orto, sta in via dei Liger numero 9. E quello è il civico in cui abita la famiglia Granieris. Ed è proprio attorno al tavolo di quella famiglia, imbandito per la festa di fine anno, in quella casa piena di decorazioni natalizie, che il destino fa incontrare Doretta e Guido. I due ancora non lo sanno, ma quel tavolo sarà al centro di tutta la tragica storia. Ma torniamo a quella sera di San Silvestro del 1972, quando Guido guarda ammaliato Doretta per tutta la sera. Quello sì che è un vero e proprio colpo di fulmine, e quindi ovviamente comincia a corteggiarla. Per corteggiare Doretta però non basta essere dei ragazzi dolci, gentili. Doretta vuole di più. È comunque abituata a vivere da benestante in un certo senso. Tant'è vero che per ogni litigio suo padre le sgancia dei soldi da spendere. Probabilmente perché non trova altro modo per chiederle scusa. Forse Sergio non conosce altro modo. O forse Doretta ha capito col passare degli anni che è meglio far l'offesa, visto la tendenza del padre di farsi perdonare in quel modo. Questo comportamento in ogni caso non è sano. Doretta cresce con un'idea totalmente distante da quella della sua famiglia, e non solo per il fatto del bigottismo. E infatti la piccola somma di denaro che Guido ha ereditato la sperpera in poco tempo, facendo proprio la corte a Doretta. Per corteggiarla tenta di non farle mancare proprio nulla: cena al ristorante, serate in discoteca, spese assurde. E d'altro canto per Doretta è un po' come se stesse vivendo il suo sogno, quello che fino a quel momento è rimasto chiuso tra
tra le pagine di quei fotoromanzi che ama tanto leggere. Guido sicuramente non è bello tanto quanto Franco Gasparri, ma è comunque un ragazzo affascinante, tenebroso, rimasto solo al mondo, che si fa passare per un uomo tutto d'un pezzo, un fascista convinto che non teme assolutamente nulla. Ed è quindi in questo modo che Doretta e Guido si mettono assieme. Inizialmente la loro è una relazione come tante, una storia che somiglia a tante altre storie d'amore. E dato che la storia d'amore tra Doretta e Guido va a gonfie vele, Guido decide di far entrare del tutto nella sua vita Doretta. E lo fa invitandola a casa sua, a Novara. Quando Doretta entra in casa di Guido per la prima volta, si rende conto che quello è un mondo totalmente diverso rispetto a quello in cui è cresciuta. Quello è un mondo totalmente distante dal mondo dei suoi genitori. In quella casa c'è tanta confusione. Guido è uno spaccone e ormai Doretta se ne è resa conto. Però l'amore per le armi di Guido non è falso. In casa sua le armi ci sono per davvero. Quindi il ragazzo sa davvero usare una pistola. E Doretta pensa che forse, come le ha raccontato spesso, va davvero a sparare al poligono. Una volta entrati in casa, Guido guarda Doretta guardarsi attorno, dare un'occhiata. Poi dice secco: questa è la mia tana. Guido poi nota che lo sguardo della ragazza è puntato verso una pistola poggiata su un armadietto. Lui la prende e gliela dà in mano. Doretta inizialmente è timorosa, ma basta poco per convincerla a impugnare quella pistola. Guido dice a Doretta, che ha in mano la pistola che punta verso il nulla: con quella basta un colpo ben piantato e sei fuori. Doretta a questo punto sente uno strano brivido scorrerle lungo la schiena. Maneggia quella pistola, la tiene in mano, prova a puntarla, le piace. Poi però, un po' più avanti, nel salotto, nota un armadio abbastanza grosso, e quindi chiede ad alta voce: che cosa c'è in questo armadio? Guido non fa in tempo a risponderle che Doretta l'armadio l'ha già aperto, e quindi trova il suo segreto. Centinaia di riviste birichine le si palesano davanti. Doretta lo guarda, chiede una spiegazione, ma Guido rimane sempre nel suo personaggio da spaccone e le risponde: beh, ci trovi qualcosa di male? Sono un uomo libero io, senza pregiudizi. La ragazza lo guarda, non sa cosa dire, sembra anche un po' scandalizzata a dirla tutta. E Guido quindi continua con voce fredda: forse mi sono proprio sbagliato su di te. Forse sei una ragazzina con la mentalità da piccolo borghese che si scandalizza per un po' di cose malandrine. Doretta rimane impassibile, si avvicina e gli tira uno schiaffo duro, diretto, e quindi Guido continua: lo sapevo. Doretta però gli dice: tu non sai proprio niente. E poi gli prende la faccia e lo sbaciucchia. È da quel momento che Doretta inizia a cambiare. Si vanta con le amiche di non essere più come loro. Si vanta di essere diversa da tutte, perché lei sta con un vero e proprio bad boy. Contemporaneamente Doretta inizia a fare dei disegni sempre più particolari, sempre più birichini. Sostiene di avere delle idee davvero innovative e si autodefinisce artista. Anzi, si autodefinisce come una vera artista. Poi inizia a cestinare anche lei fotoromanzi, preferendo le riviste che legge Guido, quelle un po' birichine. Le sue amiche, dinanzi a quest'ennesimo cambiamento, ci rimangono di sasso. Ma Doretta ride, definendo le sue nuove letture certo più utili e istruttive dei fotoromanzi. Le relazioni non sono come quelle scritte nei fotoromanzi. E infatti Doretta ha scoperto davvero qualcosa che davvero rivoluziona ogni sua idea per quanto riguarda il fare le cose birichine. Per Doretta quella è una vera e propria scoperta, all'insegna della libertà e della violazione di qualsiasi tabù. Doretta e Guido quindi si lanciano a capo fitto nelle cose birichine. Provano, sperimentano, inizialmente sono solo loro due, ma ben presto includono altre coppie. Iniziano a frequentarsi un po' più spesso con una prostituta di nome Cristina Cunico, con il suo uomo e protettore Giancarlo Conetti, che peraltro nel frattempo è pure diventato un grande amico di Guido. Però Doretta in realtà ama anche un'altra cosa: ama essere fotografata. Inizialmente faceva delle pose plastiche, poi man mano inizia a voler fare sempre foto più audaci, sempre più malandrine. Guido in effetti ammetterà che Doretta da quel punto di vista era davvero molto esigente. Cercava in continuazione il piacere e non ne aveva mai abbastanza. Doretta però si scontra con una realtà che purtroppo è davanti a lei, però tenta di evitare, tenta di non pensarci. Però è un fatto, è lì presente in ogni sua giornata, perché mi sto riferendo alla sua famiglia. È abituata a seguire delle regole ben rigide e severe, e quelle regole le ha imposte suo padre, Sergio, che sì, le concede di uscire, ma solo il pomeriggio per le 7 di sera Doretta deve tornare a casa. Da quando ha iniziato a frequentare Guido, poi, le regole del padre si sono irrigidite ancora di più. C'è una sera in particolare, però, una sera in cui Doretta sgarra di brutto perché torna a casa alle 3 di notte, eppure un po' ubriachella.
Appena apre la porta d'entrata, trova davanti suo padre Sergio, che la sta aspettando. È incazzato come una iena e immediatamente la schiaffeggia. Assieme a Sergio c'è sua moglie, Itala, la madre di Doretta, che da quando frequenta Guido ha un compito. Itala deve controllare che la figlia non abbia fatto le cose malandrine. Deve controllare che sia illibata. E per farlo deve mettere le mani sotto la gonna. Però a me questa cosa non è molto chiara, in quanto che cosa le faceva? Cioè, per capire se tua figlia è ancora vergine o no, non basta che metti la manina sotto la gonna. Devi fare anche qualcosa in più. E quindi mi chiedo, ma stiamo scherzando? Cioè, va bene tutto, ma qua mi sembra un po' esagerato, eh? E infatti Doretta scatta, per carità, è già stata controllata un sacco di volte, però quella sera è un po' ombriachella e si è anche un po' rotta le balle, diciamocelo. Appena la madre si avvicina con la mano, Doretta gliela toglie. La spinge e dice, non ti permettere di toccarmi neanche con un dito, o giuro, ti metto le mani addosso. Il padre subito si mette in mezzo e inizia a urlare. Non ti permettere di trattare così tua madre, sai? Sotto questo tetto comando io, sono io a decidere le regole. E Doretta lì si incazza ancora di più. È infuriata. Si alza e punta il dito verso suo padre, ribattendo, tu non decidi proprio niente, perché io me ne vado. Mi hai sentito? Io me ne vado via con Guido e non mi rivedrai mai più. E in effetti Doretta lo fa davvero, anche se poi il padre prova sempre e comunque a far pace con lei. Ma questa volta Doretta è intransigente, vuole andarsene di casa. Di conseguenza prende le sue cose e va a vivere a Novara, nella casa di Guido. E subito la coppia decide di fare una cosa. Inizia a cercare qualcuno che avrebbe potuto pagare in cambio di un omicidio. Si rivolgono ad un carrozziere che si sa, ogni tanto fa qualche lavoretto sporco. Ma questo vuole 20 milioni e li vuole subito. Sono assolutamente troppi soldi. E quindi la coppia passa a degli amici di Guido. Iniziano a contattare prima un certo Antonio Coriolani, che però rifiuta. Poi contattano Giulio Marsigliesi e in effetti il ragazzo è poco raccomandabile, insomma. Vive di espedienti, di furtarelli. Non è una persona che comunque si guadagna il pane in modo lecito, diciamo così. E infatti accetta, però chiede 10 milioni. E subito Guido e Doretta a questo punto capiscono di essere soli. Sono loro che se vogliono liberarsi della famiglia di Doretta per poi ottenere il loro patrimonio, perché a quanto pare questo era il loro piano, devono cavarsela da soli. Guido e Doretta quindi si convincono che il poligono non è più abbastanza. Il fatto è che loro non hanno mai compiuto un gesto del genere. Anche Doretta se la fa addosso, però ha un carattere abbastanza pungente. E quindi dice a Guido, secondo me non hai il coraggio. Guido le risponde che gli servirebbe un po' di pratica e quindi puntano il loro mirino su Anna De Giorgi, una giovane prostituta di bell'aspetto che nell'ultimo periodo nel Vercellese ha iniziato ad essere pure una ragazza voluta, ricercata. E d'altro canto le sue colleghe non è che stiano facendo i salti di gioia. Quell'Anna, smorfiosa com'è, è arrivata e si è portata via tutti i clienti. Per l'esattezza è Cristina Cunico a non esserne felice e neanche il suo uomo e protettore, Giancarlo Cometti. Vi rinfresco un po' la memoria. La coppia, ossia Doretta e Guido, facevano le cose malandrine con Cristina e Giancarlo, ecco perché si conoscono. Ma una sera Giancarlo va a casa di Guido e parlando del più del meno inizia a dirgli, quella là, quella Anna, mi sta rovinando gli affari, portavi i clienti, pagherei davvero qualcuno per farla sparire. Guido ascolta Giancarlo, assimila la frase e poi aggiunge un'altra frase pronunciata da Doretta poco tempo prima, tu non hai coraggio. Guido pensa, non è vero, io ho coraggio. E quindi dice Giancarlo, non ti preoccupare, ci penso io, mi bastano 30.000 lire e i soldi per le munizioni e la benzina. Quindi Guido va dove staziona Anna e le chiede quanto vuole. La ragazza chiede 10.000 lire. Guido le dice, te ne do 20, però ti spogli. Anna accetta. A questo punto Guido la carica in macchina e vanno insieme verso la campagna. Una volta che Guido posteggia, Anna esce fuori dalla macchina e si toglie già la minigonna, inizia a ballare, inizia a fare un po' la smorfiosetta. Sta chiaramente scherzando, facendo qualche balletto stupido. Guido però non perde tempo, non ci pensa assolutamente due volte. Mira e fa fuoco, freddando Anna. Il giorno dopo Guido va da Loretta, è molto orgoglioso. Ha in effetti un modo di fare un po' più da spaccone del solito. Doretta se la ride, ma Guido è serissimo e le dice, l'ho fatto, ho fatto fuori quella donna. Dopodiché le mostra i bossoli della pistola con cui ha tolto la vita ad Anna. Loretta non ci crede, è sorpresa, e Guido a questo punto la chiede in sposa. Non sto scherzando, le fa una proposta di matrimonio, le chiede, mi vuoi sposare? Ora io mi chiedo,
Guido, caro bello, ma ti sembra quella la circostanza per fare domande del genere? Boh, io credo che ci siano modi e tempi diversi per chiedere a una donna di sposarti. Comunque poco importa, perché Doretta lo guarda fisso negli occhi. Lei gli dice di sì. Guido, quindi, per essere ancora più sicuro, le chiede: mi seguirai? Doretta risponde: ti seguirò sempre. Starò sempre dalla tua parte, nel bene e nel male, finché morte non ci separi. A questo punto la coppia decide di dirlo ai genitori e Sergio, il capofamiglia, fa buon viso a cattivo gioco, prodigandosi per loro. Certo, non approva molto la coppia, però ama da morire sua figlia. E se lei è felice con Guido, lui non le avrebbe certo impedito di sposarlo. Anzi, nonostante tutto, Sergio si offre di comprare loro i mobili per la nuova casa. Inoltre, ha anche in programma di regalare alla coppia una roulotte. Viene avvisato anche il parroco per queste nozze. E la data è fissata per il 20 novembre del 1975. Però, la verità è che una settimana prima delle nozze, Guido e Doretta non stanno assolutamente pensando ai preparativi. Ma a tutt'altro, perché vogliono attuare il loro piano. Vogliono davvero far fuori tutti i parenti di Doretta. Tutti. Io a questo punto mi sono chiesta del perché di questo gesto. Insomma, va bene, i suoi genitori non l'approvavano troppo, però alla fine suo padre gli ha pagato pure i mobili per la nuova casa. E quindi mi domando: ma ha scapocciato, come direbbe Barbie Xanax? Che cacchio è successo? Che cacchio aveva in testa Doretta? Non mi è chiaro. In ogni caso, siamo alla mattina del 13 novembre, a casa di Guido, a Novara. Con lui, in casa sua, ci sono Antonio Coriolani, Giulio Marsigliesi e c'è anche Antonio D'Elia, un uomo finito al fresco per violenza. Il piano è alquanto lineare. Guido a Novara noleggia una Fiat 500 e con Doretta va a Vercelli, a casa della famiglia della sua futura moglie. Parcheggiano la macchina lontano da casa Graneri, mentre Antonio D'Elia ha il compito di rubare una macchina e di seguirli per poi aspettarli fuori casa, in modo da poterli riportare alla Fiat 500 in fretta. Dopo aver compiuto una vera e propria strage, Guido e Doretta tornano a Novara. E per crearsi un alibi, decidono di andare a casa di amici. Nel frattempo, Antonio si occupa di sbarazzarsi dell'auto rubata. Le dà fuoco in una zona isolata. Ad occhi esterni, questo appare come un piano perfetto, no? Ma che cosa è successo realmente nella casa della famiglia Graneris? Cosa hanno fatto Doretta e Guido? Torniamo quindi alle 21 del 13 novembre e andiamo in casa Graneris. Doretta e Guido suonano alla porta ed entrano in casa. Sergio, il capofamiglia, non si aspettava minimamente che sarebbero passati per cena. Però non vuole fare l'inospitale. Non è di certo un maleducato. Di conseguenza fa aggiungere, senza problemi, due sedie in più al tavolo. In TV stanno per dare lo show di Maccari, un comico torinese. A questo punto Guido si alza e dice: vado a prendere le sigarette che le ho lasciate nel borsello all'entrata. Ebbene, quello è il segnale. Guido torna con una pistola Browning in pugno e Doretta estrae la beretta. Iniziano gli spari, inizia l'inferno, perché vengono freddati tutti. Ma arriviamo alla mattina del 14 novembre del 1975. È un venerdì e siamo alla periferia di Vercelli, più precisamente dinanzi all'autofficina del paese, l'autofficina di Sergio. La serranda è ancora abbassata, sono le 8 in punto di mattina, fa freddo, però del padrone ancora non vi è traccia. Strano, è sempre il primo ad arrivare ed è sempre anche molto puntuale. Di conseguenza, cosa succede? Un operaio che sta aspettando fuori decide di andare da Maria Ogliaro, ossia la madre di Sergio, che non abita tanto lontana dalla sua autofficina. Quando quel ragazzo suona alla porta di Maria per dirle che suo figlio non si è ancora presentato a lavoro, alla signora scatta qualcosa. Non è possibile, dice. Il mio Sergio è sempre il primo che arriva e l'ultimo che se ne va. C'è proprio qualcosa che non va, qualcosa che non mi torna. Maria quindi si veste e con passo veloce arriva in via dei Lager numero 9, proprio a casa di Sergio, suo figlio. Quella è proprio una bella villetta. E la signora Maria guarda in alto. C'è qualcosa che non va. Non solo la tapparella è alzata, ma si possono vedere tranquillamente le luci accese del lampadario. E che diavolo ci fanno le luci del lampadario acceso alle 8 del mattino? Maria quindi è ancora più insospettita e si dirige verso l'entrata di casa, che è chiusa. Però dall'interno si sente un ronzio ed è sempre lo stesso ronzio costante. Non si blocca mai. Maria a questo punto, con delle chiavi di riserva, entra in casa e si trova dinanzi un vero e proprio orrore. Il tavolo da pranzo attorno a cui si riuniva la famiglia Graneris è al centro del salotto e poi ci sono sette sedie attorno ad esso. Sergio Graneris, 41 anni, primogenito di mamma Maria, è ancora seduto a capotavola, con la testa ricaduta all'indietro e gli occhi spalancati. Se ci avviciniamo un minimo al corpo, ci rendiamo conto che Sergio, tra le mani, stringe una sigaretta, una Winston Blue. Non ha fatto in tempo ad accenderla.
è stato prima freddato da dei colpi di pistola. Alla sua sinistra, sempre attorno a quel tavolo, c'è Romolo, il suocero di Sergio, che ha quasi 80 anni, ha la testa accasciata al tavolo. Anche lui è stato freddato da dei colpi di pistola. Dopodiché ci sono due sedie riverse a terra. E lì vicino ci sono i corpi di Itala, 41 anni, la moglie di Sergio, e di sua madre, Margherita, la moglie di Romolo, che ha 73 anni. Da come è posizionato il corpo, pare quasi che Itala abbia avuto modo di capire cosa stesse succedendo. Forse però non ci ha creduto abbastanza. Ha visto chiaramente i corpi di Sergio e Romolo e probabilmente nella foga ha provato a nascondersi sotto il tavolo. Purtroppo, inutilmente. Poi ecco che tra il tavolo e la tenda della porta finestra c'è il corpo di Paolo, il figlio minore di Sergio Itala, il fratello di Doretta. Quel ronzio che Maria sente e che continua a sentire incessante proviene dalla televisione, che la famiglia stava guardando prima di questa tragica fine. Maria chiama immediatamente la polizia. Gli inquirenti, giunti sul posto, arrivano a una conclusione. Le pistole che hanno sparato in quella casa sono due. E sono diverse. Una è sicuramente una Browning, l'altra è sicuramente una Beretta. Dopo questa tragedia, ovviamente, le voci nel paese, a Vercelli, nella periferia, girano. Tutti pensano a quanto sia sfortunata la figlia maggiore, Doretta. Si sarebbe davvero dovuta sposare pochi giorni più tardi. Ed ora, in chiesa, ci deve andare per i funerali dei suoi parenti. Che destino gramo. I poliziotti, in ogni caso i carabinieri, dopo la scoperta della scena del crimine, raggiungono Guido e Doretta. Sono a Novara, più precisamente al mercato della Madonna Pellegrina, e stanno comprando dei carciofi. Un poliziotto, il signor Montenegro, si avvicina alla coppia e tenta di parlare a Doretta, dicendole: signora, purtroppo dobbiamo darle una triste notizia riguardo la sua famiglia. È in difficoltà il poliziotto, non è mai facile dare questo tipo di notizie. Ma Doretta ascolta il poliziotto e poi si rigira verso il fruttivendolo. Sta trattando il prezzo dei carciofi e vuole concludere. Se non ci fai lo sconto, noi i carciofi non li prendiamo, dice al fruttivendolo. E qui io mi sono chiesta: ma Doretta, ma ti pare il modo di non destare sospetti? Fai tutto sto pieno della Madonna, macchine contro macchine, e poi ti perdi per dei carciofi? Ma davvero? Vabbè, in ogni caso, è il fruttivendolo a cedere. Accetta lo sconto. A questo punto Doretta, bella soddisfatta con i suoi carciofi, si rigira verso il poliziotto, chiedendogli: quindi, qual è la brutta notizia, mi dica? L'ufficiale, a questo punto, taglia corto. Le dice: i suoi genitori, i suoi parenti, tutti sono venuti a mancare. Lei è l'unica sopravvissuta. Doretta abbassa lo sguardo. Ci prova a fare quella dispiaciuta, ma non le riesce bene. Infatti, ciò che le esce dalla bocca è un semplice: capisco. Quella parola è fredda. È come se qualcuno le avesse dato una notizia qualsiasi. Certo, una cattiva notizia, ma una cattiva notizia qualsiasi. E quindi, guarda caso, agli inquirenti la reazione di Doretta desta giusto qualche sospetto. I poliziotti quindi si sospettiscono e decidono di perquisire l'auto. L'auto che hanno usato per andare a Vercelli per compiere quel crimine efferato. E indovinate? Il poliziotto in quell'auto vi trova un bossolo di pistola. A questo punto gli inquirenti sono ancora più sospettosi. Certo, c'è da dirlo. Quel bossolo non è compatibile con tutti i bossoli ritrovati sulla scena del crimine. Però decidono di essere scrupolosi e quindi vogliono anche andare a casa di Guido e di Doretta. E trovano, in effetti, armi e bossoli compatibili con la scena del crimine. A questo punto la polizia convoca la coppia in centrale per fargli un interrogatorio. Un interrogatorio che dura ben 8 ore. Gli inquirenti ci mettono davvero poco a scoprire la verità. Indagano sul passato di Doretta e scoprono che con i suoi genitori non ci è mai andata d'accordo. Ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale con loro. Doretta confessa: è colpa sua, ma scagiona Guido, dice che non c'entra nulla. Ai poliziotti questa confessione proprio non li convince. E sapete perché? Perché in un'altra stanza Guido dichiara di essere colpevole, attribuendo però tutta la responsabilità a Doretta. Ma poco importa, per la polizia sono entrambi colpevoli e vengono arrestati. Il processo che ne segue tiene letteralmente tutta l'Italia col fiato sospeso. Doretta e Guido ben presto vengono soprannominati le belve di Vercelli, che però durante il processo si danno praticamente la colpa a vicenda. Lo fanno in continuazione, si accusano e proprio come delle belve si sbranano letteralmente l'un l'altro. Guido dice di essere stato plagiato da Doretta. Doretta invece dice sia stata colpa di Guido, perché dice di essere stata succube dei suoi desideri. Ma la giustizia non vede differenze, sono entrambi colpevoli e la sentenza
non tarda ad arrivare. Guido ed Oretta vengono condannati all'ergastolo. Antonio D'Elia, che se ricordate ha aiutato i due ragazzi col crimine, viene dichiarato in primo grado infermo di mente. Dopo due condanne nei due gradi di giudizio, ossia l'ergastolo per le belve di Vercelli e 24 anni per Antonio D'Elia, la Cassazione chiude il caso. Nel 1993, Doretta, che in carcere si è laureata in architettura, dopo aver scontato 18 anni, ottiene la semilibertà per lavorare nella comunità torinese Don Luigi Ciotti, esattamente come Maurizio Minghella, il protagonista del video di mercoledì scorso. Lo stesso anno anche Guido ottiene la semilibertà, ma se la gioca dopo 4 anni perché viene arrestato per traffico di sostanzine malandrine. Nel 2000, Doretta, dopo 25 anni, ha lasciato il carcere, ottenendo la libertà condizionale. La cosa che fa caponare la pelle di questa storia, a mio parere, è il movente del crimine. Non è assolutamente chiaro. All'apparenza pare che Doretta provasse una forte avversione verso i suoi genitori, ma aveva anche una certa premura di entrare in possesso dell'eredità della famiglia, che di certo non era ricchissima, ma benestante sì. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere qui sotto tramite commento cosa ne pensate di questa storia, cosa ne pensate di Doretta e Guido. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi.